Allora, qui siamo sempre nello stesso campo, qui a Manduria, sempre di proprietà dell'FGP, che è una cooperativa che ci ha dato modo di poter fare questi campi sperimentali. Vedete, qui invece abbiamo creato una spalliera. Quindi lì avevamo la pianta a cespuglietto basso, qui stiamo facendo una vera e propria spalliera. Questa è una tecnica che io ho individuato in un viaggio mio in Giappone, dove in Giappone il fico lo gestiscono in questo modo, con una doppia spalliera e all'interno le piante. Scusate, sempre l'erba. Quindi qui dentro la pianta diventa unica cosa e quindi la raccolta è molto semplice, anche se perché poi i giapponesi sono poco poco più bassi di noi e di conseguenza devono avere la pianta bassa. Qui vedete, si è fatto proprio un capafrutto, sono partite le varie gemme e poi queste qui produrranno i fichi. Con questa tecnica riusciamo anche a poter fare la gestione del ficheto come il vigneto, quindi meccanizzandolo completamente. Cioè le lavorazioni culturali si faranno tutte in automatico, l'unica cosa raccogliere il frutto se vogliamo fare il frutto fresco. Se invece noi ci vogliamo dedicare sul secco, si potrebbe anche pensare a raccoglierlo con lo scuotitore, come realmente lo fanno anche in alcuni stati. Vedete? Quindi viene gestito in questo modo sul capafrutto. Questo è il capafrutto, quindi questo è un asse di 2 anni, questo invece è l'asse di 1 anno. Quindi l'anno prossimo qui avremo una parete completamente vegetale dove ci saranno frutti a destra e frutti a sinistra.